Finalmente rispondo a tutti! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te, location diversa perché è vicino alla postazione PC, prontissima per rispondere a tutte le vostre curiosità che avete lasciato scritte il 29 giugno sotto al mio post di Facebook, in cui vi invitavo a farmi tutte le domande che vi fossero venute in mente riguardanti l'arte o no. Voi vi siete concentrati solo sull'arte e la cosa mi ha fatto molto piacere. E allora cominciamo subito a rispondere ai vostri quesiti. La prima è Rossella Nucci che mi chiede: ciao Ombretta cara, ciao Rossella, anche di domenica un pensiero per noi, grazie. Io sto già lavorando ai compiti estivi e volevo sapere se dobbiamo postarli via via che li terminiamo oppure tutti insieme a settembre. Buon mare nella tua stupenda Sicilia, mi manca tanto. Ma esiste ancora in centro quello stupendo negozio di profumi che si chiama Boudoir 30? Allora Rossella, i disegni li posterete tutti a settembre quando ve li domanderò io. Ci saranno dei giorni, sempre di giovedì, in cui vi dirò di postare determinati compiti in modo da correggerli in maniera mirata. Quel negozio a Catania c'è ancora. Ti mando un grande bacio e avere pensieri per voi per me è naturale. Tiziana Amati mi dice: se ti ricordi tempo fa ti chiesi di indagare su dei pezzi che avevo, ti mando le foto. Sì, quelli della Western. Sì, allora questa marca è una marca importante per l'industria italiana, faceva dei pezzi da cucina, mi pare, sì, da cucina, che erano in latta smaltata. Il tuo pezzo, tra l'altro, è un pezzo risalente a prima degli anni 60, quindi se guarderai su eBay troverai tantissimi pezzi che non hanno un valore economico altissimo, ma che però hanno un buon valore storico relativo alle industrie di produzione più o meno artigianale italiana. Perché poi questa marca fu esportata in Jugoslavia e perse così il proprio lustro di importanza, ma i tuoi pezzi sono invece di ottima qualità. Luisa Cerquitella: qualche lavoretto con le conchiglie e poi vorrei tanto che ci insegnassi un po' la pittura materica. Luisa, le conchiglie le ho già prese e il lavoretto arriverà prestissimo con un'enorme sorpresa. Appena il tempo sarà stabile ci concentreremo anche su questo, mentre per quanto riguarda la pittura materica arriverà molto presto su Arte per te. Io lo so che dico molto, molto presto e poi faccio passare un sacco di tempo, però sono talmente tante le cose che facciamo che tra una cosa e l'altra poi passa sempre un sacco di tempo. Di questo scusatemi. Elisabetta Marinatto: mi piacerebbe un video con vari tipi di matite colorate. Io vedo delle cose molto ben fatte nei tuoi corsi, ma una tecnica base, uno spunto per cominciare ad esercitarsi, a me personalmente servirebbe. Ciao Ombri, ma ricordati che le vacanze servono anche a riposare e più forte di me faccio la mamma anche sul web. Allora, grazie Elisabetta, io mi sto già riposando perché quando concludo la scuola per me già lo stress lavorativo, diciamo, che finisce, quindi per me Arte per te non è un lavoro, è un divertimento, quindi a me questo non stressa. Se così fosse non lo farei, prometto. Quindi però grazie per preoccuparti della mia salute. E sì, da settembre comincerà la nuova programmazione di Arte per te con dei video tutorial dedicati proprio ai principianti. Tratteremo di disegno e tratteremo di acquerello. Ho già in mente quindi anche farvi vedere le diverse tecniche che si possono creare con gli stessi e i differenti materiali e i materiali misti tra loro. Quindi aspetta settembre e arriverà tutto. E un grande bacio. Allora, Valentina Loforese mi chiede: ciao Ombretta, il colore nero può essere usato per la preparazione della tela prima di dipingere? Sì, naturalmente incupirà tutti i colori e l'importante è che ci siano dei colori sopra di ottima qualità con un'ottima pigmentazione che riescano ad attecchire sebbene il substrato nero sotto. Nell'ultimo video che ho fatto per la Ferrario vi ho fatto vedere come reagiscono i colori su una superficie nera e anche nel video precedente che feci per i colori rapida essiccazione per la Memeri vi ho fatto vedere come reagiscono e potete vedere, paragonando i due video, i diversi modi di reazione sul nero. Quindi se volete dipingere magari un paesaggio notturno, qualcosa di fiabesco, una foresta incantata la notte, il fondo nero può aiutarvi. Allora, Anna Vitali:
Ciao Ombretta, è una bellissima idea, grazie. In effetti ti volevo chiedere da un po' di giorni a cosa servono e come si utilizzano i pennelli in caucciù. Li ho visti mentre cercavo dei materiali e mi sono incuriosita, grazie. Allora, carissima Anna, i pennelli in caucciù io non li amo particolarmente, ma si usano esattamente come i pennelli normali. Si intingono nel colore e si passa. Naturalmente quello che ne viene fuori è una pittura molto molto stirata, molto molto più sottile e piatta. Servono quindi con la differenza che la pulitura è molto più semplice, perché basta passarli nella pezzetta e asciugare la punta, il pennello è totalmente asciutto. Ci sono varie punte e a seconda delle punte differenziate e a seconda delle differenti punte si hanno differenti modi di utilizzo, ma l'utilizzo è esattamente lo stesso: si pucciano nel colore nel medium e si passano sul quadro. Se riuscirò ne comprerò qualcuno e vi farò vedere la loro resa. Donatella mi ringrazia, di nulla tesoro, ciao Dona. E poi Giuliart, ciao Giulia. Ciao Ombri, ne approfitto per salutarti e chiederti che marca di batterie auto ricaricabili ingerisci. Ve lo vengo a dire a voi. Allora, scherzi a parte, mi piacerebbe sapere la risposta alla domanda di Rene Ottavio Abbondanza in riferimento al disegno con griglia o senza. Ti seguo sempre, Giuli. Allora, ciao. Le batterie che uso sono una cosa mia personale che mi porta Tito direttamente da Colorium, e la domanda di Irene ora me la vado a cercare così che la possano sapere tutti. Irene mi chiede: ciao Irene, grazie per i suggerimenti che mi dai sempre per poti. Secondo te l'uso della griglia per ritratti o nudi è giusto o sbagliata? L'occhio deve abituarsi da solo alle proporzioni oppure all'inizio può essere un giusto compromesso per imparare? Sull'argomento ci sono tante scuole di pensiero, io l'ho un po' abbandonata per timore che i miei occhi si abituassero troppo. Ecco fatta la prima domanda. Allora, carissime Irene e Giulia e tutti quelli a cui interessa questo argomento, la griglia è un metodo che serve per avvicinare coloro che sono proprio asciutti di disegno al disegno e per fare abituare l'occhio a individuare le proporzioni. Le proporzioni sono difficilissime da individuare se non si impara a concepire la metodologia del disegno, che è quella di estrapolare un qualcosa in tridimensione e riportarla su un piano bidimensionale. Quindi inquadrare all'interno di micro pezzettini i singoli segmenti può essere un aiuto. Naturalmente non deve essere la regola, anzi deve servire solamente le prime volte, giusto per farci capire. Cosa vi suggerisco di fare? Andiamo alla rovescia. Voi fate il vostro disegno, dopodiché preparatevi una griglia su un lucido trasparente. Ponete quindi la griglia sul lucido e sul soggetto e dopo aver disegnato controllate gli errori che avete fatto. Individuateli, togliete la griglia e ricominciate a risistemare tutto con occhi nuovi. Altro metodo, piuttosto che la griglia, è dividere il foglio a croce in quattro, concentrandovi su quattro porzioni differenziate del disegno. È un aiuto, ma non è un barare come si fa con la griglia. Non è una questione di scuole di pensiero, è una questione di perché stiamo disegnando. Allora, se noi disegniamo per imparare a disegnare, dobbiamo discostarci dalla griglia. Se noi disegniamo per fare un bel disegno, la griglia ci può essere d'aiuto. Cosa voglio dire? Cos'è più importante? Farci dire bravi dagli altri o imparare a disegnare? Per imparare a disegnare bisogna sudare tantissimo. Possiamo partire dalla griglia per avere un minimo di soddisfazione, dobbiamo discostarcene necessariamente. Un bravo disegnatore non disegna con la griglia, sinceramente parlando. E le imperfezioni che possono esserci tra il disegno e la realtà sono dei punti in più piuttosto che dei punti in meno. Le fotocopie non sono belle a vedersi, tranne che nei disegni iperrealisti, ma lì bisogna essere veramente, veramente, veramente bravi e fare un disegno iperrealista con la griglia non ha alcun senso, detto tra noi. Quindi se siete legati alla griglia, per scostarvi passate prima a 4 e poi passate al mio metodo. Disegnate a mano libera, poi ponete sul foglio una griglia sul lucido e ponete sul disegno un'altra griglia e vedete se siete andati bene. Memorizzate i punti che non andavano bene e togliete la griglia e rifate tutto. Altra tecnica interessante è quella di inquadrare attraverso un mirino, quindi sono dei rettangolini di cartone
persone che si pongono davanti a noi a mo' di passepartout nell'inquadrare qualcosa e ci danno più o meno delle linee guida attraverso i margini da seguire per impostare il nostro disegno. Spero di essere stata esaustiva, ne parleremo molto molto di più nel corso di disegno online che comincerà a settembre. Tiziana Primucci, ciao Ti! Ciao Ombretta, grazie, sei carinissima ad occuparti di tutte noi, ci mancherebbe. Ho una domanda da farti, ma non so se è il tuo genere. Mi piacerebbe iniziare a fare dello shabby chic su un mobile, ma non so da che parte iniziare. Il mobile è una cristalliera in radica di noce, ti ringrazio in anticipo e ti mando un abbraccio forte forte. Ricambio l'abbraccio forte forte, certo che è il mio genere. Allora, per fare i mobili in shabby, la modalità di intervento è sempre la stessa. Carteggiate ben bene tutto il mobile, passate un colore nero o grigio scuro, grigio canna di fucile, quindi ripassate con bianco o biancavorio, prendete una paglietta metallica o della carta abrasiva e cominciate a grattare via il colore bianco su tutto quello che avete messo, dopodiché verniciate con un buon flatting all'acqua, detto fatto, ed ecco finito il vostro mobile shabby. Naturalmente poi ci sono delle accezioni per invecchiare con delle cere e vari modi per incrementare lo stile shabby, ne parleremo su Arte per Te, certo comunque ti ho dato le linee guida con cui iniziare. Ho sbagliato, la domanda di prima era di Carla Bontempi, quindi quella dello shabby di Carla. Ciao Carla, scusa, ho invertito. Mentre Tiziana Primucci diceva: ciao Ombretta, anche io ho copiato e colorato gli acquerellabili l'immagine fotografica dell'alba con le due barche. Ora sto disegnando i capanni perché voglio approfondire le prospettive, specialmente quella angolare che è più complessa. Non mai ancora detto nulla dei miei dipinti. Ciao e buona domenica. Tiziana, non ti ho detto nulla dei tuoi dipinti perché non li ho visti, li hai postati sulla pagina Facebook? Se così fosse mi sono sfuggiti, rifallo per favore e io ti dirò sicuramente qualcosa. Quando mi chiedete invece di affacciarmi sulle vostre pagine, sappiate che per me è molto complesso perché io dovrei andare sul mio profilo privato e dal mio profilo privato passare sulle vostre pagine, perché dalla pagina di Arte per Te non mi fa visualizzare le vostre foto e i vostri diari. Quindi se volete che io esprima un giudizio, che poi non faccio, spero di non fare mai, non voglio giudicare nessuno sul vostro operato, postate tutto sulla pagina Facebook e avrete i miei complimenti perché siete tutti bravissimi. Allora, Rosalba Guasco, ciao Rosalba! Ciao Ombretta, sei al mare ma non ti riposi mai? Tuffati nelle splendide acque e non pensare a noi, almeno per qualche giorno. Ma sei matta, Rosalba? Come faccio a non pensare a voi almeno qualche giorno? Voi siete parte della mia vita. Ti mando un bacio grande, più tardi andrò al mare e farò un bagno anche per te. Silvia Pecorini, buon mare, io aspetto con ansia il video sul restauro, soprattutto di oggetti con la doratura, arriverà molto presto. Che carta usare con le matite acquerellabili, mi chiede Donatella Loi. Ciao Donatella, puoi usare una carta per acquerelli o un cartoncino abbastanza spesso, o se tratti una carta normale bagnandola da ambo i lati e facendola asciugare, puoi usare anche una carta normale. Linda Cutaia, io invece vorrei chiarimenti sui cosiddetti colori vinilici. Sono quelli che tu ci hai insegnato a fare come colori acrilici o no? E in tal caso, come prepararli? Grazie sempre, grande Ombretta, grande anche tu per la domanda, molto interessante. I colori vinilici sono quelli che io vi ho insegnato a fare come colori acrilici, in pratica, perché hanno appunto un medium vinilico. Però c'è da dire che sia colori acrilici, allora perché ho chiamato acrilici i colori vinilici? Perché la vinavi l'altro non è che è un collante acrilico, quindi è una delle componenti che invece sono in ben più copiosa presenza all'interno dei colori acrilici industriali. Questi colori chimici sono difficilissimi, totalmente chimici di sintesi, sono difficilissimi da riprodurre in casa, sono comunque delle temperozze acriliche tutte quante che più o meno hanno la stessa resa. L'unica cosa che differenzia gli acrilici dai vinilici è quel tocco di brillantezza in più che gli acrilici hanno, secondo me. Poi se c'è gente più addentrata nella parte chimica, intervenga e spieghi maggiormente. Patri Laila Patanè, grazie Prof. Mitica,
Patri vorrebbe sapere più cose possibile su come allestire una posizione esterna per realizzare tutorial sul disegno senza spendere una fortuna, quando sia all'inizio. Si trova poco in giro, ho visto che hai reso i tuoi video davvero professionali. Se posso permettermi aumenterei la luce frontale. Hai ragione, ci si è fulminato un faretto. Ho letto che potrebbe bastare una fotocamera, no? Ti spiego. Ah, il grandangolo? No, è accessibile. Allora, Arte per te è un canale veramente, veramente low cost, proprio perché per noi è un hobby e non è un lavoro. Non abbiamo voluto investire un grosso capitale nella spesa di produzione dei video, perché non ci pare giusto e neanche necessario. E secondo me fare dei video carini si può anche con poco, basta conoscere il mondo delle luci, delle ombre e far camminare la creatività. I video professionali come sono stati resi? Molto semplicemente, svelo l'arcano, un pannello bianco alle mie spalle, una luce molto forte e calda dietro il mio sgabello che sale verso l'alto e dei faretti puntati davanti, dei normalissimi faretti da cantiere, naturalmente a risparmio energetico, di cui ci sono delle luci bianche e delle luci gialle in modo da compensare. Ora, vedi i video leggermente più scuri ogni tanto perché la fotocamera, avendo tutto quello sfondo bianco, si impalla ogni tanto se io non allargo le braccia e faccio riequilibrare tutta appunto l'apertura dell'obiettivo. Però noi registriamo con una Sony piccolissima, proprio perché questo ci dà anche la praticità della mobilità. Registriamo con una videocamera materiale che ci è costata più o meno 300 euro, nulla di particolare. Era la nostra videocamera, per intenderci, non comprata per il canale. Per fare un tutorial all'aperto lo chiedi alla persona sbagliata, perché l'ultimo tutorial all'aperto che ho fatto, che è quello dell'800, è venuto totalmente disturbato dal vento. In quella circostanza ho imparato che, oltre a una semplicissima videocamera, serve semplicemente che questa videocamera abbia il jack per il microfono, cosa che la mia non ha. La prossima, quando questa si comprerà, la comprerò col jack per il microfono, per una pulizia del suono maggiore. Per il resto cosa occorre? Che non ti metti naturalmente col sole sparato in faccia, perché sennò aggrotterai la fronte, a meno che non è necessario, che non ti metti troppo però in penombra, quindi che il sole ti colpisca sempre in maniera laterale o laterale frontale, e poi portare il minimo indispensabile per creare le tue opere. Adesso non so tu su cosa voglia farli, aspetta, me l'avevi detto. Disegno quindi una tavoletta rigida per poggiarti, qualche foglio, i colori, solamente quello, e poi semplicemente tanto divertimento. Non ci vuole molto per fare video su YouTube, solamente un po' di pazienza e tanta voglia e creatività. Angela Santoro, ciao Angela! Io ho una cosa da chiederti, ombretta, ti fai un bagno per me? Un bacione grosso a voi. Angela, me ne faccio tanti bagni, anche per te, anche se tu stai vicino al mare, quindi fatelo anche tu per te e per me. Maria Muse, ciao Maria, grazie carissima ombretta, che pensiero carino. Io vorrei un consiglio sulle icone. Nei tuoi video bellissimi consigli di usare una tavoletta di spessore non meno di 3-4 cm. Sono riuscita a trovarne in vendita in legno da 2,8 cm. Presumo che dopo la preparazione arrivino ai 3 cm. Secondo te potrebbero andare bene? Sì, sicuramente sì, Maria. Perché si valuta comunque il prodotto finito, l'icona finita, non la tavoletta in sé. Io vi consiglio 3 cm anche perché innanzitutto i canoni lo prevedono, e poi perché l'imbarcamento della tavoletta sarà sicuramente molto molto minore rispetto a una tavoletta comune. Però se andate non da Brico ma dai falegnami, in vendita vi daranno qualsiasi tipo di tavoletta voi vorrete. Quando imparerete bene a scrivere le icone, vi consiglio di farvi fare delle tavolette in legno massiccio dai vostri falegnami di fiducia. Costano tanto, sui 40 certe volte anche una semplice tavoletta, ma visto il manufatto che ne viene fuori, secondo me ne vale la pena. E un bacio grande Maria, perché sei sempre gentilissima e carinissima con me. Allora, Raffaello Palandri, ciao ombretta, grazie per la tua disponibilità, come sempre, grazie a te. Sarebbe interessante avere suggerimenti per le tecniche di disegno pittura con china e inchiostri. Un video su questo sarebbe fantastico, grazie mille, buona domenica a tutti. Allora, Raffaello, se riuscirò ce la farò. Perché se riuscirò? Perché io non sono un asso in questo, ma se riuscirò a fare un bel video in cui possa lasciarvi qualcosa, io sono il peggior giudice di me stesso, quindi se il video mi riuscirà bene lo metterò online e sarà sempre qui sulla pagina di Arte per te, consigliato da me stessa. Quindi un bacio e grazie per il suggerimento, proverò.
meno, però dal punto di vista teorico potrei parlarvi delle diverse tecniche, questo sì, e ci penserò. Poi se riuscirò a mettere anche un compendio pratico, ben venga. Zagora, Zagoradia. Anch'io faccio fatica a riprodurre senza griglia, non riesco a fare colori precisi sia con le matite sia con l'olio e con l'acrilico. Puoi consigliarmi delle matite che mi facilitino il colore? Grazie per la tua disponibilità. Non sono le matite a facilitare nel colore, è il tuo occhio. Devi trovare una sintesi, un buon modo per capire di che colore è fatto un colore, cioè quanti e quali colori compongono una singola tinta, è fermarsi e guardarlo per 10 secondi senza staccare mai l'occhio da quel colore. Automaticamente il cervello scomporrà le tinte che lo compongono, ci vuole un po' di esercizio e tu troverai i singoli colori di cui è fatto. Quindi se in un rosso c'è il blu, se in un rosso c'è del viola, del verde, insomma troverai tutto all'interno del tuo cervello, devi soltanto allenarti. Purtroppo e per fortuna la tecnica del disegno della pittura e della, della componente cromatica di questo e anche comunque della componente di costruzione, quindi le proporzioni, i rapporti, dipende soltanto da voi. Se non riuscite è perché, e non me ne vogliate a male, non voglio dire che siete distratti, è perché non riuscite ancora a compenetrarvi completamente con quello che state facendo. Vuol dire magari che mentre disegnate c'è vostro marito che passa e vi chiede dove hai messo le chiavi della macchina e voi nel frattempo continuate a fare le mogli, o arriva vostro figlio e vi chiede mamma, mamma, mi fai la merenda, e voi vi alzate e vi fate la merenda. Bene, questo disturba enormemente il momento creativo e stacca il cervello da quello che state facendo e quindi non riesce mai ad essere un tutt'uno con la vostra opera e non vi fa vedere le cose per come sono. Se dovete disegnare seriamente, prendetevi quelle 2-3 orette in cui calate la saracinesca e dite non ci sono per nessuno, quando i vostri figli e i vostri mariti sono al lavoro, ma senza pensare alle camicie da stirare o al fatto che di pomeriggio siete di turno, insomma dissociatevi dalla realtà e immettetevi nel mondo del disegno e del colore. Solo questo è l'unico modo per disegnare, riuscire a disegnare in maniera giusta e buona. Ti mando un grande bacio. Ancora ricordo il tuo abbraccio a Milano. Allora, Paola Pasini. Seguo alcune ragazze che soffrono di depressione, alle quali per tenere occupate faccio fare dei fiori con le bottiglie di plastica. Vorrei sapere se puoi insegnarci a fare dei colori simili trasparenti per il vetro, in modo da utilizzare anche le bottiglie non colorate, e sono la gran parte, senza spendere un sacco di soldi perché non abbiamo colori per il vetro. Allora, Paola, innanzitutto complimenti per questa stupenda iniziativa e ti suggerisco un metodo molto semplice. Compra gli smaltini dei cinesi, proprio gli smalti per le unghie. Quelli sono perfetti, 1 euro a boccetta, vi fate tanti colori, potete anche diluirli con un pochino di acetone in mezzo per renderli ancora più fluidi, più facilmente essiccabili e più grandi come contenuto. È un ottimo metodo per colorare la plastica. Naturalmente solvente pochissimo, se no scioglie la plastica. Paola Pasini, sempre, sei fantastico, oltre che brava che buona, sono... ti mando un bacio Paola, grazie. Allora, Patri Laila Patanè, vorrei chiederti che impasto potrei usare per una pittura in 3D effetto rilievo, perché sarebbe proprio un sogno per me. Useresti polvere di gesso? E se non fosse solo un rilievo, su quale supporto? Tela o legno? Grazie ombretta. Allora, Patri, innanzitutto ciao, ricambio il bacio e grazie per le cose belle che mi scrivi. Allora, per la pittura in 3D, quindi una pittura a rilievo, parliamo così, una pittura materica, io consiglio sempre un supporto rigido, perché la tela, essendo flessibile, col tempo fa staccare quello che si mette sopra. Molti dipingono con tela e su tela con pittura materica anche strutturata molto, però io ti parlo da restauratrice, in questo caso ti suggerisco un supporto rigido. Che cosa userei? Qualunque cosa, gesso di Bologna, quindi un inerte, qualcosa che non faccia reazione con l'umidità, quindi gesso puro, la scagliola no, gesso di Bologna sì, oppure delle sabbie. Oppure delle terre, tutto quello che trovi nei cementifici, nei negozi di edilizia, che siano polveri inerti, puoi mischiarle al colore, anche la sabbia semplice della spiaggia, puoi mischiarla al colore e dare matericità, anche il gesso di Bologna, qualunque cosa, la malta, qualunque
no, la malta no. Qualunque cosa sia inerte, puoi mischiarla e miscelarla al colore e a spatola darla su supporto rigido, mi raccomando. Bene, queste erano tutte le vostre domande, interessantissime e carinissime. Io vi ringrazio tutti per essere sempre così gentili e attenti nei miei riguardi. Vi ringrazio per i messaggi, mille messaggi che mi mandate, pieni di amore, pieni di affetto, che io ricambio in tutto e per tutto. Vi ringrazio perché avete fiducia nelle mie risposte, quindi vi ringrazio anche per questo. Vi ringrazio per i 3.000 auguri di buon compleanno che mi sono arrivati. Grazie a tutti, nel mio desiderio c'eravate anche voi mentre spegnevo la candelina. E noi ci rivediamo prestissimo. La programmazione di Arte per Te quest'estate continuerà pienissima di cose e svelti svelti arriveremo a settembre con il nuovo calendario degli appuntamenti. Prossimamente vi darò una grande grande sorpresa, nuove notizie per il prossimo incontro di Arte per Te, che vi anticipo sarà a novembre. A novembre ci potremo rivedere e nel prossimo video vediamo, in uno dei prossimi video vi parlerò dettagliatamente di questo incontro. Quindi per adesso è tutto, vi aspetto sempre sulla mia pagina Facebook dove potrete domandarmi tutto quello che vorrete. Vi aspetto anche su Instagram, di cui vi metto il link nel box informazioni, e noi ci rivediamo presto. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Arrivederci, alla prossima volta ragazzi!